Wahekuju, ben ritornati dal vostro Andronico Antonio in questo nuovo episodio di Inazuma Eleven 3, Lampo Folgorante. Ancora una volta sugli extra per il Super Torneo Fantastico ed oggi si sfida una squadra molto conosciuta, ovvero la Dark Emperors. I giocatori della Dark Emperors sono reclutabili in questi giochi Inazuma Eleven 3, Ogre, Lampo Folgorante e Fuoco Esplosivo, anche se non si è sfidata ancora la squadra che si trova sull'isola Testuggine. Si trovano nell'area brasiliana, se non sbaglio, e bisogna usare le monetine rosse e gialle, mi sembra, se non vado errato. Per ogni modo, tanto alla fine del gioco ne avrete già 99 per ciascuna categoria, usatele e vedrete quello che vi esce. A me sembra mi manchino solo due giocatori da trovare da Dark Emperors, li ho praticamente tutti. Ho anche trovato Afrodi e alcuni della Zeus, però nell'area cotarlese, mi sembra. Insomma, sono un po' sparsi qua e là. Si trovano anche gli alieni, ma mi sembra che siano sia nell'area cotarlese che nell'area brasiliana che nell'area argentina. Insomma, sono sparsi dappertutto. Vabbè, Dark Emperors, velocemente li vediamo perché li conosciamo. Thomas, Jim Wright, Sam Kincaid, Malcolm Knight, Sanders, Timmy, Shadow Cimmerian, Maxwell Carson, Todd Ironside, ovviamente Nathan Swift come capitano, Kevin Dragonfly e Steve Grimm. Ovviamente qui Nathan è un attaccante che ha Fenice Oscura che è molto potente, centrocampisti, difensori, insomma sono tutti quanti dei buonissimi giocatori e sarà difficile batterli. I livelli insomma non sono tanto alti, quindi alla fine va bene. Passiamo la palla dietro subito, la rimandiamo avanti, poi la passiamo qui. E no, ci intercettano di già. Già ci intercettano. Wow, non vogliono proprio perdere tempo, eh. Non vogliono perdere assolutamente tempo quelli della Dark Emperors. Ma guarda un po', ti rubo palla con flash fotonico. Già, non te l'aspettavi, eh. È un po' come il colpo del sole in Dragon Ball. Nessuno se lo aspetta, neanche quando te lo dicono. Ora farò il colpo del sole, si mettono in posizione, ma tu non chiudi gli occhi, te ne freghi altamente e rimani accecato. Ok, c'è possibilità già di segnare? No, forse sì. Con Harley Kane che si porta davanti, non si sa perché, però tifone. Può essere la formazione che ho scelto? Può darsi, ma è un giocatore in difesa. Sì, sta un po' più sul centrocampo, però si porta così avanti, mi pare strano. Bella parata, vabbè. Se fosse stato qualcun altro a tirare avremmo fatto sicuramente gol. Ma sicuro, eh. Ok, fiamma sfrecciante. Stavo per fare contrasto, per fortuna che non mi ha premuto. Perché a volte qua tocchi ma non va. Ma c'era Sam, non era fuori gioco. Qua anche al millimetro è fuori gioco. Mi sembra PES 6. Super Evolution Soccer 6, mi ricordo, non l'ho mai avuto, però ci giocavo con gli amici miei a casa loro. Praticamente anche a millimetro era fuori gioco, questa cosa l'ho odiata. La odio con tutto il cuore. Anche perché mi fanno usare un sacco di punti questi bimbetti. Ma io vado in pausa, menu. E equipaggiamo subito comunque sia i nostri giocatori con qualche berretta super. Vai Axel, quasi carico, non va bene, deve caricarsi al massimo. E gol, cioè spero. Ma andiamo con fiammata tripla, questi qua sono molto forti. Vorrei evitare di sprecare punti, eh. Vediamo un po', se lo è, lo deve essere, deve. Eh già. Però è strano barriera laser. Suona quando la pari, suona quando non la pari. Beh, quando non la pari non dovrebbe suonare, perché praticamente passi perfettamente in mezzo al laser e non ti fai beccare e fai gol. Perché se becchi il laser esplode un'esplosione e quindi la palla il portiere la può prendere facilmente. Se non suonasse dice ma non posso prenderla, quindi è gol. Ah, peccato. Ma però la presa è schifo, la presa. Ma come osi, levati. Vai con un flash fotonico. Ok, vediamo un po'.
Axel. No, no, c'è no, 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 aspetta, fermi. Bah, così non mi piace. Ci potevo. Se ci fosse andato. Ecco, eccolo, eccolo, proprio lui. Scatto infuocato. Potrei dover un'altra volta andare in pausa e rimettere. Ricaricare i giocatori? Lo faccio per sicurezza, anche perché devo tirare comunque sia. Se mi bloccano poi è finita. Ah ah! A taglio roteante lui, però potrebbe anche non servire, eh. Potrebbe anche passare comunque, perché il portiere, a meno che non ha pugno propulsore, è fatta. Eccolo, ci prova. Ci riesce. Buono del vulcano, neanche taglio roteante. Quando era con la Kirkwood al taglio roteante. Ancora barriera laser? E dai, basta. E grazie che la blocchi. Dopo che ha indebolito il tiro. Non c'entra leggero, Sanford. Non dire cavolate, per favore. Questa è tosta, questa è tosta. Questa, non penso che riuscirò a fare 5 gol subito, eh. Queste mi ci vorranno un paio di tentativi. Sicuro. Vai, colpiamo a sfrecciante, lo blocchiamo. Ah. Ok, vediamo un po' se lo superiamo. Posso anche provare a tirare, ma non lo superiamo. Se non fossero andati in furore, gli avrei sicuramente fatto gol. Sicuramente avrei fatto gol. Perché con il furore aumentano tutte quante le statistiche. Si riduce il consumo dei punti tecnica, quindi è molto buono. Però eccolo qua. Ce l'ho? No? Tormenta di fuoco allora. Vai. Eccolo qua. Guarda un po' che ti combino. Oh, si tuffa. Ma non c'è nulla da fare. Non ha più tecniche ed è gol. Amici sportivi di Taglia 1. Continuiamo a fare pressing. No, non è Taglia 1, però è uguale. Sono stato influenzato quando guardavo Taglia 1. Ok, ok, attenzione. Ora ragioniamo un momentino. Se voglio arrivare a fare almeno 3 gol, potrei tranquillamente riuscirci. Gareth Flair, questo mi piace. Giulia Rosso, ancora non è ora. Ehi, Foster, come stai messo? Male. Andiamo in furore. È presto, ma devo farlo. Almeno ho possibilità di fare. Oddio, forse 2 gol ce la faccio. Forse 2 gol ce la faccio tranquillamente, eh. Non è detta ancora l'ultima parola, però. No, no. Mo ti frego io. Ce l'abbiamo? Perché pressing perfetto no? Vai, percorso del re. Non mi piace, ma devo farla. Se mi trovo davanti la porta con da solo lui, allora lo faccio sicuramente. Ci provo a tirare. Attenzione, attenzione. C'era anche Malcolm davanti alla porta, ma non ha tecniche per difendersi, per difendere la porta. Eccolo qua. Posso anche andare con Aurora, che un utente di YouTube mi ha commentato e ha detto: guarda che Aurora la impara a Xavier da solo. Sì. In realtà sì, mi sono sbagliato io. Non ha nulla. Non ha nulla per bloccare. Cosa blocca? Se li ha finiti i punti, oh. Che cavolo. Continuiamo a fare pressi. Ce la faccio a farne un altro 2? Ce la facciamo? Ok, chi è? Ok, perfetto, è Kevin. Così, oh vai. Kevin che blocca Kevin. Sono qui da una dimensione parallela agli altri giocatori, eh. E no, fine furore.
una cosa che non volevo vedere. Vai, Austin stavolta fa solo da difensore qua. Difensore offensivo. No, Giulio. Giulio! Ancora? Ma basta! Sì, pressing perfetto non potevo farla prima perché non avevano palla loro, ce l'avevo io. E ho anche usato tre strumenti, quindi non posso più usarli. Ma dov'è giù? Ma perché? Ma stavi qui! Ma ti vuoi sta fermo? No, se ne scappa lui! Mamma mia! Certo che a volte proprio te le tirano, Dai, ma quanti ce ne sono? Basta! Allora, il quarto è sicuro ora. Mi fanno penare. Potrei fare il quinto. Sì! Potrei fare il quinto. Ce l'ho però, mi serve... Mi servono i punti però, attenzione. Menu. No, non ce l'ho. Allora, non ho punti tecnica, punti tattica più che altro, non punti tecnica. I punti tattica, però attenzione, vediamo un po' un attimo una cosa. Harley Quinn ce la può fare a fare tsunami. Onda inarrestabile. Se rubo palla, provo a tirare. Scivolata di fuoco, molto potente. Poi lui è tipo fuoco, quindi riceve anche il bonus di potenza. C'è, ce ne sono due. Ci provo. Allora, se arriva al portiere senza che nessuno la ferma è gol. E sarebbe un grande risultato. No! Ancora tu, basta! Tu cosa c'entri lì? Che c'entrava lui lì in mezzo? No, dai, ma lui stava tutt'altra parte. Non c'entrava lì in mezzo, era fuori, era fuori. Che palle quando è così. Quando è così è una rottura di palle proprio. Ma pesante poi. Per nulla. Perché deve... Non ha senso quello che c'era. Non ha senso, proprio, per niente. Ma tanto mo... Mo la seconda. Faccio vedere io. L'ho detto che vi battevo, no? Ok, ok, comunque la prossima sul Condor. Boh, l'isola della lince non lo so, non mi si apre. Non si apre. Annuncio speciale, puoi verificare i tuoi progressi nel Super Tenda Fantastico operando con il robot a piano terra. Sì, lo so. Lo so che si può. Ad ogni modo, Cuggio, questo video per oggi termina qui e come sempre vi ringrazio per aver seguito. Vi ricordo come sempre in descrizione il link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi per noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.